sono trasferito qua all'inizio degli anni 2000, proprio perché avevo la necessità, dopo gli studi universitari, di inventarmi qualcosa che potesse garantirmi il sostentamento per la mia famiglia. Quindi, grazie al prestito d'onore, ho presentato questa richiesta, me l'accettarono subito, anche perché risultò un'idea originale che riprendeva appunto una tradizione perduta. Ho sperimentato, non ho avuto un maestro, ho avuto come maestro la passione per queste forme d'arte che comunque mi rendevo conto che si stavano completamente perdendo. Sicuramente parti dalle tradizioni, però spesso il sapore della tradizione della ceroplastica era relegato ad una forma d'arte un po' troppo pesante, quindi l'ho dovuta rielaborare secondo il gusto della clientela e secondo il gusto dei tempi moderni. La via e il quartiere le ho scelte proprio perché pensavo che fosse positivo aprire questa bottega di tradizioni squisitamente e fortemente intrise di sapore palermitano accanto a Casa Professa, che è una delle chiese più famose del centro storico di Palermo. Devi necessariamente proporre sempre qualcosa di nuovo, legato sicuramente alla tradizione, però che si presenti in maniera sempre diversa. Nello scorrere degli anni cambia continuamente il gusto delle persone, così come la moda dei vestiti, e quindi tu devi necessariamente cogliere queste piccole differenze per proporre oggetti che sono legati alla tradizione ma che sembrino nuovi, diversi. Sono Luigi Arini e sono un ceroplasta.